classifica di Italia Oggi, Sapienza e l'Università La Sapienza per qualità della vita. Padova perde 18 posizioni e scivola al 29esimo posto per le criticità su droga e sicurezza, penultima provincia del Veneto. Raffica di furti nell'Alta Padovana, ma essere prese di mira non sono più solo abitazioni, ma anche gli esercizi commerciali, bar, farmacie, aree di servizio e autolavaggi. Tra gare di velocità e impennate illegali, i carabinieri interrompono un raduno abusivo di motociclisti e un centinaio a sfidarsi senza rispetto per le regole. Il caro bollette rischia di frenare i lavori previsti dal superbonus, incertezza sul futuro dell'edilizia, l'allarme lanciato dall'associazione costruttori alle categorie economiche. Numeri da record per il turismo nel mese di ottobre, con 4 mostre aperte contemporaneamente, Padova vuol far concorrenza a Verona. La sfida tra Serprino e Prosecco, intervengono anche i sindaci del territorio, convinti che tutelando il vino si tuteli così anche il territorio. In molti conoscono la cattedra di Galileo, quella da cui ha insegnato il grande scienziato. Pochi sanno che tra i tesori c'è anche la quinta vertebra, riprodotta in 3D. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito, qualità della vita in primo piano. Padova perde 18 posizioni e scivola al 29esimo posto. Parliamo della ricerca fatta da Italia Oggi e dall'Università La Sapienza di Roma. Sentiamo il perché di questo calo e l'analisi dei fatti da parte del questore Antonio Sbordone. Piazza Gasparotto con i suoi bivacchi e l'ultimo video rilanciato sui social anche dal ministro Salvini, che riprende un uomo che sniffa cocaina in pieno giorno alla fermata dell'autobus in stazione a Padova. La questione sicurezza è uno dei fattori che ha fatto scendere la città del Santo nella classifica sulla qualità della vita stilata ogni anno dal giornale Italia Oggi insieme all'Università La Sapienza di Roma. Nel 2021 Padova era all'11esimo posto, quest'anno è scivolata al 29esimo. Il questore dà la sua spiegazione. Io ritengo che Padova è una città tendenzialmente sicura, insomma. Non succedono fatti gravi facendo gli scongiuri. Le statistiche ci collocano in alto effettivamente perché facciamo tanto, ci sono tantissime denunce proprio nel settore della droga, tantissime denunce, tantissimi sequestri e i dati ci fanno schizzare su. La droga è una piaga non solo per lo spaccio ma anche per la grande presenza di persone che ne fanno uso. Circola molta droga a Padova e bisogna lavorare non solo sulla offerta ma anche sulla domanda. Ci sono molte persone, troppe persone che si drogano. Quanto al video fatto circolare dal ministro Salvini, trasmette l'idea che la stazione sia un punto critico come in tutte le città e che l'attenzione delle forze dell'ordine deve essere allargata alle zone limitrofe. I servizi che facciamo devono concentrarsi non solo alla stazione proprio ma dal lato anche degli autobus per cercare di evitare queste espressioni, queste ostentazioni che effettivamente sono un pugno nell'occhio, fanno male. Tornando alla ricerca e al 29esimo posto di Padova, tutte le altre province venete sono meglio piazzate in classifica, tranne Rovigo, 70esima, e tutte entro i primi 30 posti. Prima è Trento, seconda Bolzano e terza Bologna. A Tribano un imprenditore ha affrontato 3 ladri che erano entrati in casa sua riuscendo a metterli in fuga. Uno dei 3 il giorno prima era entrato in un noto ristorante di Arquà Petrarca, esasperato il sindaco. Residenziale di villette a 2 passi dal centro del comune, il luogo ideale per i malintenzionati che agiscono con il calar delle ombre della sera. Stava rientrando dalla spesa settimanale con la moglie, la prima ad accorgersi che in casa c'erano i malviventi. Non ha perso neppure un attimo un imprenditore di Tribano che ha afferrato uno dei 3 uomini presenti per la giacca e il collo prima di essere colpito con una sedia dai complici che così si sono assicurati la fuga. Immediata la denuncia ai carabinieri che stanno passando al setaccio le telecamere della zona. Uno dei 3 sarebbe lo stesso, entrato solo 24 ore prima nello storico ristorante La Montanella di Arquà Petrarca. Ecco le immagini. Una situazione che esaspera i cittadini, condivisa anche dal sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana. Io ho un comune da 4.300 abitanti, ho un solo vigile che naturalmente è presente durante la giornata, qualche volta di sera. E se pensiamo che abbiamo una sola pattuglia dei carabinieri che di notte fa tutta la bassa padovana, è veramente molto preoccupante. Qui il problema è anche investigativo. In questo caso il nostro cittadino ha preso uno dei 3 malviventi, l'ha visto benissimo in faccia, come io sto vedendo te in questo momento.
questo momento ed è possibile ed è impossibile fare un identikit. C'è stato detto che sono cose che si vedono per la televisione. Qua dobbiamo capirci: o prendiamo il telefono e a chi capita diciamo scusate, è andata così, la prossima volta capiterà un altro, oppure ci mettiamo di buzzo buono e iniziamo a fare le indagini per quello che valgono e allora becchiamo questa persona che tra l'altro era ad Acqua Petrarca poche ore prima. E hanno tentato di rapinare un imprenditore dopo avergli forato la ruota della macchina. Lui però si è accorto ed ha allertato i carabinieri, due giovani padovani in manette. Lo avevano preso di mira, forse ad attirare l'attenzione dei due malviventi, all'interno dell'abitacolo un borsello di marca pregiata, contenente la somma di 500 euro circa in contanti e due tessere bancomat. La vittima, un imprenditore cinese residente nel Trevigiano, aveva parcheggiato in zona Borgo Padova, Castelfranco, per sbrigare alcune incombenze di lavoro. I due, 29 e 22 anni residenti a Padova, ne hanno approfittato per forare uno degli pneumatici dell'auto. Ma non sono passati inosservati. L'imprenditore dalla vetrina di un negozio vicino si è accorto dei movimenti sospetti intorno alla sua vettura. Uno dei due giovani, dopo essersi chinato sulla ruota, è salito frettolosamente a bordo di una Mercedes classe A nera, alla guida della quale si trovava un secondo soggetto. Insospettito, ma ancora lontano da quello che stava per rischiare, l'uomo è tornato alla sua auto e poi ha messo in moto. Ma nemmeno dopo un chilometro si è accorto che lo pneumatico anteriore destro era completamente sgonfio. È stato quindi costretto a fermarsi lungo via Foscolo a bordo strada. A quel punto è sceso, ma in un attimo si è accorto di essere stato seguito a breve distanza dallo stesso veicolo che aveva notato in Borgo Padova. Allarmato, l'imprenditore ha chiamato il 112. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto, vista la situazione, sono intervenuti immediatamente. L'uomo era fuori dall'auto mentre gli si stava avvicinando un giovane. Percependo l'imminente pericolo per la vittima, i militari dell'arma sono intervenuti bloccando contemporaneamente sia il giovane a piedi sia il complice che lo aspettava in auto, impedendone così la fuga. I due sono stati sottoposti a perquisizione. Addosso avevano due punte di trapano di diverse lunghezze, compatibili con il foro praticato sulla gomma. I due padovani, già conosciuti alla giustizia per fatti analoghi, sono stati arrestati in flagranza. Ancora furti nell'alta padovana, razzie nelle case e nelle attività commerciali. La razzia dei predoni non colpisce solo le abitazioni, il territorio dell'Alta Padovana in questo periodo è bersagliato, anche le attività commerciali sono nel mirino dei ladri che stanno mettendo a segno numerosi colpi. Nei giorni scorsi tra Villa del Conte e San Martino di Lupari, lungo la strada provinciale 39, sono stati razziati un distributore di benzina, un bar e una farmacia. Nel primo caso i ladri hanno forzato la collanina dell'autolavaggio, oltre al furto anche danni ingenti alla struttura. Nel bar vicino invece hanno rubato la cassa, sfondando prima la vetrata. Qualche sera prima invece era stata presa di mira la farmacia, mentre a Tre Baseleghe nel fine settimana si sono registrati numerosi furti in abitazione. Grazie alla segnalazione dei residenti, i carabinieri hanno bloccato un raduno abusivo di motociclismo nell'Alta Padovana. Un raduno abusivo di motociclette è stato fermato dai carabinieri di Cittadella. In oltre 100 motociclisti si erano radunati domenica pomeriggio in via Luparense, in una zona isolata in fase di costruzione, conosciuta anche con il nome di Zitac. Il tam-tam virtuale della rete, infatti, ha permesso che si radunassero molti appassionati di due ruote che sfruttavano la via asfaltata e il piazzale per le loro evoluzioni. Allertati da un privato cittadino, i militari del Norm della città murata si sono presentati in zona. L'arrivo dei carabinieri ha messo in fuga i partecipanti che sono scappati facendo perdere le proprie tracce. Superbonus e rigenerazione, qual è il futuro per l'edilizia nel Padovano, dove sono previste grandi opere per i prossimi anni? Ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentini, che è insieme al presidente di ANCE Padova.
Sì, buongiorno da Padova, qui con me c'è il presidente di ANCE Padova, Alessandro Gerotto. Quest'oggi, questo pomeriggio ci sarà un importante convegno dove sarà presente in collegamento anche il neo ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso. Si pensa alla Padova del futuro, ma intanto più stringente è la situazione del super bonus. Come sta andando dopo i timori di quest'estate? Beh, abbiamo ricevuto proprio questa mattina i dati del Veneto, stiamo parlando di 5 miliardi in tutto il Veneto, sono tantissimi, Padova supera probabilmente il miliardo e quindi vuol dire tanto lavoro, l'applicazione media, adesso vediamo che i condomini stanno superando le unifamiliari, l'investimento medio è di 600 mila euro e qui soprattutto nella nostra piazzetta possiamo vedere la differenza tra un condominio appena restaurato con super bonus e un condominio di vecchio stampo, la differenza è enorme, quindi il vantaggio c'è, probabilmente il governo sta lavorando per continuare il super bonus però in decalage, quindi avremo probabilmente un 90-80% confermato per il prossimo anno con una cifra annua probabilmente da confermare di cui vi daremo dati molto breve. Ecco, questo significa che però molte imprese potrebbero rischiare di chiudere. Lei come prospettiva immagina il 2023 come anno di selezione delle imprese, cioè i più forti resteranno operativi? Sì, i più deboli probabilmente salteranno oppure verranno acquisiti dai più grandi. Questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa, succederà e probabilmente la grande crisi è data dal fatto che c'è stato un blocco nell'acquisizione dei crediti, quindi c'erano tanti crediti che non erano genuini che purtroppo hanno subito dei rallentamenti. Un'altra notizia appena arrivata è che Poste ha ribloccato di nuovo per una certa sentenza, che per 4 sentenze del TAR, quindi tutto questo deve essere commisurato, deve essere supportato soprattutto dai nostri uffici ANCE, dal nostro staff, per dare ancora una volta la garanzia che le ditte non muoiono e che ci sia un prosequo soprattutto dei lavori soprattutto quando ci sono dei finanziamenti pubblici. Un'ultima cosa, Padova si sta preparando con l'arrivo di grandi opere, parliamo della nuova questura, il nuovo ospedale, sono insomma appalti importanti. Cosa chiedete al ministro Urso? Cioè come si devono preparare le aziende per guardare alla città del futuro? Il ministro Urso darà sicuramente quelle che sono le indicazioni dal punto di vista economico, visto che rappresenta soprattutto le imprese e soprattutto rappresenta il Made in Italy. Noi vogliamo che le ditte di costruzione siano fiere delle costruzioni che fanno e che possiamo portare avanti questo marchio Made in Italy che noi stiamo portando avanti in Italia e nel mondo. E da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin, noi andiamo avanti e parliamo di turismo, mesi di crescita continua per il turismo a Padova, numeri da record per i luoghi tradizionali ma anche per le 4 mostre aperte contemporaneamente, un autunno decisamente diverso dai precedenti. Ottobre da record per il turismo a Padova, con 32.000 visitatori alla Cappella degli Scrovegni e quasi 14.000 al Palazzo della Ragione e poi con 4 mostre di alto livello aperte contemporaneamente. Sono dati che di solito venivano registrati nei mesi alti, quindi aprile, maggio, giugno, poi l'autunno patavino era un crollo. Ecco, evidentemente è cambiato qualcosa. Padova ad un certo punto è riuscita a raccontarsi e a rappresentarsi a livello nazionale, internazionale, come una città d'arte che merita di essere visitata. Molti turisti ora vogliono visitare Padova per le sue bellezze, vivere la sua storia e le opere della Urbs Picta. Dietro c'è un'imponente campagna di comunicazione che racconta Padova come città colorata, giovane, dinamica e a quanto pare, lo dicono i numeri, questa è una strategia vincente. 4 grandi mostre, penso che nessuna città italiana possa vantare un numero di mostre importanti come Padova. Un concorso di fattori che indubbiamente ha portato Padova a salire in modo significativo nel range delle grandi città turistiche. L'obiettivo è quello di superare i 2 milioni di presenze e fare concorrenza
concorrenza a Verona. Una bella concorrenza alla nostra vicina amata Verona, che è una città altrettanto bella con la quale Padova potrà un domani, mi auguro, non solo competere ma anche collaborare. Gli effetti positivi sono sugli alberghi, sulla ristorazione, sui trasporti. Un ottobre che manda un messaggio chiaro: a Padova non si viene più per sbaglio nel tragitto Verona-Venezia e viceversa, ma per una precisa scelta dei visitatori. Querelle tra Serprino e Prosecco, intervengono anche i sindaci del territorio. Tutelare il Serprino significa tutelare il territorio. Anche il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, interviene sulla querelle che vede contrapporsi due eccellenze vitivinicole venete come il Prosecco e il Serpino. In particolare, in questi giorni fa discutere il divieto di impiantare nuovi vigneti di glera per Serprino. Mortandello, attivo da sempre per la tutela e la promozione dei vini dei Colli, che per il bacino termale rappresenta anche un veicolo di promozione turistica, lancia un appello perché si ritrovi unità. Rispetto ad alcune frizioni che sono avvenute in seno al consorzio vini dei Colli Ugani, l'auspicio è che tutto si riconduca a buon senso, perché troppo spesso le logiche economiche e gli interessi apparentemente vantaggiosi che si hanno nel breve termine portano a sacrificare alcune produzioni rispetto ad altre. Quindi, oltre a un senso di responsabilità dei viticoltori, serve anche un grandissimo senso di appartenenza alla comunità euganea, che non significa escludere a prescindere qualcuno, ma significa tutelare ciò che ci rende unici. Il dibattito va bene, spiega Mortandello, ma l'auspicio del primo cittadino del comune termale è che il consorzio vini rimanga unico. Il Serprino assume non solo una caratteristica importante per il territorio, ma può rappresentare anche una leva da un punto di vista turistico. Non vi racconto, perché andrei veramente lungo, le espressioni piacevoli di tanti turisti a cui consegniamo come omaggio una bottiglia di Serprino dei Colli Ugani, prodotta da un'azienda qui di Montegrotto Terme, da un'azienda vitivinicola, con una etichetta personalizzata che riprende anche il logo della destinazione turistica Terme Colli Ugani. Ed è tornato operativo il padiglione 6 della Fiera di Padova dopo la pausa dovuta ad auto e moto d'epoca. Da ieri ripristinato l'hub vaccinale, che sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 17, con 7 linee per la somministrazione della quarta e della quinta dose della vaccinazione anti-Covid, disponibili in somministrazione per chi lo desidera con il vaccino contro l'influenza. Polizia nei supermercati per sensibilizzare contro le truffe agli anziani. Non si fermano le iniziative di prevenzione da parte della Questura di Padova. Continua la campagna di sensibilizzazione degli anziani contro le truffe. Poliziotti della Questura di Padova presenti agli ingressi di alcuni supermercati del gruppo Despar per distribuire volantini e parlare dei reati di truffa. Si cercherà di dare una comunicazione tramite un opuscolo a tutte le persone che hanno necessità di sapere cosa fare se succede una truffa. Sono vari i raggiri che vengono messi in atto contro gli anziani, dalla chiamata di un finto avvocato che annuncia problemi a figli o nipoti, ai finti addetti di gas e luce che chiedono di entrare in casa. Il consiglio delle forze dell'ordine è di non aprire a chi non si conosce. Quello che noi raccomandiamo principalmente è di non aprire la porta a chi non si conosce, anche se sembra che indossi una divisa, perché è difficile riconoscere una divisa vera per chi non la vede tutti i giorni o non la indossa. E, non aprire la porta vuol dire già mettersi al sicuro. La polizia invita a denunciare sempre, anche quando si prova vergogna per quello che è successo. Questi reati vengono commessi da persone senza scrupoli, molto abili nel raggirare soprattutto le fasce deboli e soprattutto chi è da solo. Per cui non bisogna vergognarsi, non bisogna avere timore di denunciare, anzi è fondamentale per noi per individuare chi è stato. In molti conoscono la cattedra di Galileo, quella da cui ha insegnato il grande scienziato all'Università di Padova. Molti meno invece sanno che tra i tesori che custodisce l'Ateneo Patavino c'è anche la quinta vertebra, che ora è stata riprodotta con un modello in 3D identico all'originale.
presentata la riproduzione della quinta vertebra di Galileo Galilei. Il modello 3D, ricostruito grazie alla scansione a luce strutturata, sarà disponibile anche in consultazione da tutto il mondo. Può servire a tantissimi scopi. Il primo, banalmente, può essere quello della musealizzazione virtuale, per cui il modello 3D diventa fruibile ad un grandissimo pubblico sul web, e il modello può essere navigato, come si usa dire oggi, nel senso che l'utente finale può ruotare il modello. La quinta vertebra di Galileo fu presa dalla bara dello scienziato a Firenze, 100 anni dopo la sua morte, dalla commissione che era stata incaricata di traslare il corpo nel 1737. Da lì passò di mano in mano fino al 1820, quando il medico vicentino Domenico Tiene la regalò all'università, dove è stata custodita fino ad oggi. Un oggetto che racconta ancora molto del grande scienziato. Si può vedere qui nella vertebra la degenerazione dovuta all'età avanzata di Galileo, seppur non siano presenti gravi malformazioni patologiche notare, ma si può vedere i processi di osteofitosi del corpo vertebrale, le degenerazioni artrosiche dei processi articolari che confermano come Galileo soffrisse di una forma di artrite che fu una delle potenziali cause di morte. Un ulteriore esempio di sapere condiviso che caratterizza da 800 anni l'Università di Padova. Questa reliquia laica, possiamo definirla così, sia un oggetto che dialoga in maniera veramente profonda con la cattedra di Galileo che si trova alle mie spalle, e che quindi sia un oggetto che nella narrazione che viene costruita per il pubblico sia un oggetto che veramente è fortemente inclusivo dal punto di vista della comunicazione della storia dell'Università di Padova. E da Padova davvero tutto, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.